Sie haben das Grauen, richtig sì, lei giustamente ha descritto questo orrore e l'Europa è convinta sostenitrice di una soluzione a due Stati per Israele e per la Palestina, per lo Stato palestinese. Noi siamo fermamente convinti che l'unica soluzione sia questa per riportare pace in questa regione, quindi uno Stato indipendente e sicuro di Israele e uno Stato indipendente e sicuro della Palestina. E siamo anche decisi, abbiamo anche esperienza nella e siamo disposti a contribuire alla costruzione di questa soluzione di due Stati. Naturalmente in questo momento bisogna fare tutto il possibile per dare aiuti umanitari a Gaza. Nel frattempo abbiamo quadruplicato gli aiuti umanitari in Europa. Per esempio abbiamo un corridoio marittimo da Cipro al nord di Gaza, al nord della striscia di Gaza, ma tutto questo non è sufficiente. Abbiamo grosse preoccupazioni per Rafah. Abbiamo una missione civile vicino a Rafah e questa missione civile la dobbiamo anch'essa potenziare, dare più aiuti e fare tutto il possibile affinché questi aiuti arrivino veramente agli abitanti di Gaza, perché è insopportabile vedere la sofferenza di queste persone, della popolazione civile, soprattutto la morte di tanti bambini, è veramente insopportabile. Quindi dobbiamo fare tutto il possibile perché sia possibile una soluzione. Io sono fermamente convinta che questa soluzione di due Stati, che tanto tempo fa non sembrava possibile, proprio perché le cose adesso sono come lei le ha descritte, sia veramente l'unica luce possibile in fondo al tunnel.